La sento. Ah, grazie, scusa. Non mi sto girando perché poi dico. Le spalle, però. No, vabbè, non si preoccupi, me le guardo, me le guardo. Dai, dai. Soldati in Libano sono parte della possibilità di questa escalation. Scusate, Trump, questa missione, come è la sua potenziale amministrazione dello Stato? Non ho avuto contatti con Trump o con potenziali membri della sua amministrazione. In questa missione, e per quello che riguarda il tema del Libano, io penso che siano molto preziosi i nostri soldati in Libano. Penso che siano, come tutti sanno, rispettati da tutti, e penso che chiaramente possano avere anche un ruolo importante una volta che, diciamo, come speriamo, no, cessi la parte più drammatica che stiamo vivendo in questi giorni. Dopodiché anche queste non sono iniziative che l'Italia prende autonomamente, sono valutazioni che vanno fatte in seno alle Nazioni Unite, in questo particolare caso, e con i propri alleati. Presidente, sulla possibilità, lei ieri ha dato la sveglia all'Occidente e oggi parlerà alla Assemblea Generale. Ha sentito oggi il Presidente Biden, prima ancora il Segretario Generale Guterres. E dei loro discorsi, cosa l'ha impressionata di più, probabilmente, e cosa magari cercava in quei discorsi che non ha trovato? Ma guardi, non mi metto a fare l'esegesi o la critica dei discorsi degli altri. Posso dire che mi pare, dai principali interventi che abbiamo sentito stamattina, che quest'anno il tema sia la riforma del Consiglio di Sicurezza. È questa la materia sulla quale, diciamo, un po' si è consumato e si consuma il grande dibattito. Anche l'Italia ha tenuto una posizione chiara, voi l'avete visto, lo ribadiremo anche stasera. Assolutamente, il multilateralismo funziona se ha organismi che funzionano.